Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travatar91 e finalmente dopo tanti mesi torno con una nuova reaction. Oh, l'ultima l'ho fatta a febbraio ed era il primo trailer della cosa di cui questo è il final trailer, quindi proprio non ho fatto nessuna reaction negli ultimi mesi e riprendo da dove avevo lasciato praticamente, perché appunto in questi mesi ha fatto tempo uscire il primo e l'ultimo trailer del prodotto di cui parliamo adesso. Che bello. Non potevo ovviamente esimermi da fare questa reaction. Solitamente non faccio reaction ai final trailer che vengono rilasciati poco prima della messa in onda del prodotto, ma nel caso specifico, per ovvie ragioni, non potevo non farla. Come potete leggere dal titolo, oggi parliamo del final trailer di Transformers War for Cybertron Siege, che è l'ultima serie animata che dovrebbe uscire, appunto, che parla dei Transformers, un brand di cui io, come voi sapete, sono un grande fan, e per chi mi segue per la prima volta con questo video, lo sappia. Metterò in descrizione il link a tutti i video che ho fatto a tema Transformers, così se qualcuno è curioso si può fare la mega maratona di recupero, sì, lo so, è tanta roba. E che dire? Questa serie è prodotto serie originale Netflix, quindi se la volete vedere non dovete andarvela a cercare. Al lancio, alla sua uscita, che dovrebbe essere il 30 luglio, la trovate lì tranquillamente, tutte insieme, perché Netflix rilascia tutto in una volta sola. E questa prima tranche di episodi dovrebbe far parte di una trilogia, così è stata definita, appunto dedicata ai Transformers, che dovrebbe voler dire semplicemente tre stagioni, però dire trilogia fa più figo e quindi chiamiamola trilogia. Questa prima stagione saranno sei episodi di 22 minuti ciascuno e narrerà appunto degli ultimi giorni della guerra su Cybertron, il pianeta natale dei Transformers, e il che lascia intendere che la seconda e la terza parte, almeno la seconda di sicuro, sarà ambientata sulla Terra, e poi nella terza, se io mi aspetto uno switch, un po' sulla Terra, un po' su Cybertron, comunque staremo a vedere come la storia verrà sviluppata. E assumendo le mie impressioni del primo trailer, a me era piaciuto tantissimo, mi sembrava veramente una gran figata, ha uno stile di animazione interessante, un gran bel character design, molto ispirato alla G1, cioè la serie originale dei Transformers. Il tono sembra essere molto cupo, proprio apocalittico, da guerra che sta giungendo alle ultime fasi, quei terribili Decepticon che stanno per schiacciare gli Autobot. Megatron che fa questi discorsi da dittatore novecentesco, che sono veramente fighi. Quindi, insomma, promette tutto davvero bene. La mia unica preoccupazione è che, essendo solo sei episodi, devono raccontare parecchio in poco tempo, quindi buona fortuna. Spero che riescano ad osarsi. Va anche detto che recentemente ho finito un'altra serie animata di Netflix, che è il reboot di una famosa serie degli anni Ottanta, nel caso specifico Shira e le principesse guerriere, e mi è piaciuta davvero molto. Sono lì 5 stagioni, anche se hanno avuto una distribuzione un po' particolare, comunque sono in totale 52 episodi, e mi è piaciuta veramente un sacco. Ora, il tono è un po' diverso, si vede Shira aveva toni seri ma anche scherzosi, che invece sembra serio al 100%, però insomma se Netflix metterà l'approccio di svecchiare in quel modo e caratterizzare bene i personaggi come l'hanno fatto in Shira, io alzo le mani, si pronuncia una gran figata. Ho sentito un paio di lamentele abbastanza idiote, tipo il fatto che i robot hanno le labbra. Allora non è che ha le labbra, semplicemente per animare bene la bocca hanno dovuto mettere un po' in rilievo la parte intorno e quindi sì, hanno delle sorte di labbra in rilievo, ma non mi sembra una cosa così terribile, sinceramente, che ti faccia dire oh mio Dio, la serie è rovinata. Anche perché vorrei ricordare che, ad esempio, nei film di quel grande genio di Michael Bay avevamo robot con la panza, robot col naso e il viso completamente umano, pur essendo alieni, e pur essendo molto alieni i design dei primi tre film, poi dal quarto in poi li hanno iperumanizzati, quindi insomma di cagate di design ne abbiamo avute a iosa. Se il problema maggiore sono le labbra, ben vengano, guarda, ben vengano. E poi ci sono quelli che hanno rotto i coglioni con ma non ci sono Peter Cullen e Frank Welker a doppiare Optimus Prime e Megatron, allora la serie fa schifo. Allora, anche a me dispiace non sentire Welker e Cullen in originale. Però cazzo, dove sta scritto che se ci sono loro va bene? In Transformers 5 sono doppiati Optimus e Megatron da loro due, eppure Transformers 5 è la più grande merda che sia mai stata fatta al franchise. Quindi le loro voci non sono garanzia di niente, purtroppo, aggiungerei. E non che, ripeto, non che mi dispiaccia, però non è nessuna garanzia. E poi scusatemi, io le voci le ho molto apprezzate, non sono le loro, ma sono molto simili a quel timbro vocale che si adatta bene ai personaggi.
Quindi dove starebbe il problema? Ripeto, se li usano a me sta anche bene, se no, se hanno deciso di rinnovare il cast per un qualsiasi altro motivo, vediamo, ripeto, da quel poco che ho sentito, secondo me le voci sono tutte azzeccate, quindi me ne sbatto altamente, evitiamo di fare i conservatori di merda per favore tutte le volte, mamma mia che palle, mamma mia, mamma mia. Detto questo, appunto, partiamo con il trailer. Che dura, tra l'altro, dura più del precedente, perché questo dura 2 minuti e 13. Mi pare che il precedente durasse poco meno di 2 minuti. Vabbè, non c'è in italiano. Sapete che io di solito lo guardo in quel modo. Però, vabbè, tanto un inglese semplice dovrei riuscire bene o male a capire tutto. Ripeto, la serie verrà rilasciata il 30 luglio. Doveva essere rilasciata a fine giugno, ma siccome a causa della pandemia non sono riusciti a doppiarla in tutti i paesi, dovrebbero rilasciare, hanno posticipato di un mese per avere il tempo di doppiare e spero sottotitolare appunto tutto in tutti i paesi come si deve. Quindi questo dovrebbe garantire la più completa fruizione da parte di tutti i paesi del mondo, compreso il nostro. Ovviamente ci farò il video, ci mancherebbe altro, e in più. Sapete, no, che io partecipo alle live di Mattioschi, in particolare a quella del venerdì. Finora abbiamo trattato di Fast and Furious. Dopo quello abbiamo deciso di trattare i Transformers. Abbiamo deciso, c'è stata la votazione. Grazie a tutti quelli che hanno votato in favore di Transformers, grandissimi. Appunto, ha vinto Transformers. E quindi faremo i 5 film di Bay, poi c'è Bumblebee, quindi filmografia. E sono riuscito a convincerlo a fare anche la serie, perché appunto sono 6 episodi, quindi. 3 puntate in 2 live ce la siamo giocata, ce la siamo fatta. E siccome per Fast and Furious abbiamo trattato anche lì della serie animata di Fast and Furious, e quindi appunto useremo anche questa. Così almeno dopo tutte le porcherie che si vedranno con i film si risolleveranno un po' con Bumblebee, poi speriamo con questa. Come al solito, qui vedrete l'immagine in bianco e nero specchiata con l'audio un po' ribassato, così potete seguire per benino la mia reazione. Quindi mettiamo schermo intero. Alziamo il volume e prepariamoci. Meno 3, meno 2, meno 1. Non vedo l'ora. Play, play. I have done what I have to do Ok. to end this war. Eh sì, Megatron, ti crediamo. Ultra Magnus, guarda che bello. Non ci contare troppo, bastardo. Oh, madonna! Ma che? Fa impact. Era Bumblebee? Aiuto! I cannot help but ask myself, is this a hopeless crusade? Have my actions led to the extinction of our people? Oh, Laserbeak! The Allspark is a vessel of life. In the hands of Megatron. Ratchet! There's no telling what he might do. The Allspark. Yes. A clean and decisive victory. Oh, Madonna. If we continue on this course, no one will be left. No, cosa gli fai? Vai, Cromia! Elita! Oh! Jetfire. Te la lascio. C'è Omega Supreme. We end this war. Luglio, vai, vai, Madonna, Madonna, vediamo un po'. C'è altro, questa è Netflix Subscribe. Quindi sì, in realtà è durato un paio di minuti come il precedente. Sì, abbiamo capito. Iscrivetevi a Netflix. Sì, grazie, l'ho già detto. Wow. Allora, c'è un po' meno da dire rispetto al trailer precedente, perché lei lì c'era proprio la scoperta. Quindi, che dire, allora. Atmosfera proprio apocalittica allucinante, mi piace, ho avuto i brividi per tutto il tempo. Megatron che fa sempre questi discorsioni, ho fatto quello che dovevo per porre fine a questa guerra. Che
e tecnicamente hai iniziato tu, cioè di solito, vedremo come la spiegano qui, ma di solito sono sempre gli esercizi con iniziare per fare quelli, ah, vogliamo finire la guerra, che cazzo l'avete iniziato a fare, coglioni, vabbè. Lasciamo stare quello, ipocrisia Deserticon. Non mi aspetto nient'altro da quei bastardoni. Allora c'è Optimus che si sente malissimo, che dice: le mie azioni hanno condotto gli Autobot all'estinzione. Parole dure, vedremo quanto è vero dalla serie. Diciamo che Optimus ha sempre avuto il problema, cioè sempre, un tempo ci stava anche. Optimus all'inizio era un po' come Albus Silente in Harry Potter, no? Potentissimo, amatissimo da tutti, l'unico che riesce a tenere testa a Megatron, insomma veramente il super figo degli Autobot, e questo te lo rende da un lato quello più amato e apprezzato da tutti. A livello di caratterizzazione è Superman e Capitan America, diciamo così, potentissimo ma anche compassionevole, eccetera. Solo che man mano che si andava avanti serviva qualcosa per rinnovarlo. Quindi ci sono stati casi come in Transformers Animated, in cui non è lui il leader supremo degli Autobot, ma è giovane, sta imparando. Oppure bisogna far vedere cose di questo tipo. Lui che magari è già il leader, e qui viene proprio indicato come tale, ma appunto è tormentato dai dubbi, dice ma ho fatto bene, che lo rendano appunto un personaggio più umano e complesso. Vediamo un po' come la gestiranno. Per ora, ripeto, quel poco che si vede sembra una figata assurda. L'animazione mi piace un sacco. Il tono apocalittico, ripeto, è meraviglioso. Si vedono un po' di Transformers, si è visto più chiaramente Jetfire, che era apparso proprio in un puntino proprio in fondo al tutto, però c'è. Si vede Shockwave, mamma mia che bello. Si vede Laserbeak, fantastico. Lui praticamente identico al videogioco War for Cybertron, che non è collegato a questo, però hanno lo stesso titolo. Si vede Ultramagnus che viene torturato, cosa gli staranno facendo non lo so, anche perché qui vedo che Ultramagnus qui c'è qualche magagna, sembra in contrasto con Megatron, c'è un momento in cui sembra che vada dai Deserticon forse a cercare un'alleanza, probabilmente una tregua, e poi i Deserticon gli faranno il mazzo, cosa che mi aspetto da loro, quindi non vedo l'ora. Io mi sfrego le mani. Si vede qualcosa che esce dai sotterranei ed è palesemente la mano di Omega Supreme. Mega Autobot che allora nella G1 era un po' assurdo perché diventava praticamente un razzo, stati proprio i razzi che vengono lanciati nello spazio, con tanto di base. E il razzo era praticamente solo le braccia e poi per qualche motivo tutta la base lo seguiva e lui si ritrasformava così ovunque. Insomma, era una roba un po' stupidotta. Infatti nelle reincarnazioni successive diventava semplicemente una mega gigantesca nave spaziale. Addirittura in Transformers Animated diventava l'arca stessa, che è la nave classica degli Autobot. Vedremo qui se manterranno questa corrispondenza. War for Cybertron non l'hanno fatto, magari qui sì, andremo a vedere. E niente, non vedo l'ora. Probabilmente sarà grazie a lui che gli Autobot riusciranno a sopravvivere alla fine. Fa molto Deus Ex Machina, però se contestualizzato bene non c'è problema, appunto. Dovremo vedere, e non vedo appunto l'ora. Ci sono questi fenomeni atmosferici su Cybertron, tipo pioggia, tornadi, eccetera, che ti dici ma è tutto meccanico questo pianeta, com'è possibile? Ma non è la prima volta che succede, anche nei videogiochi, la War for Cybertron e Fall of Cybertron capita, vediamo come li contestualizzano, però anche solo come per fare atmosfera, per quel che mi riguarda, hanno funzionato tantissimo. Io sono estremamente soddisfatto. Andiamo un po' adesso, tolgo l'audio al trailer e lo riguardo un po'. Allora, si vedono qui delle statue di guerrieri del passato, credo Autobot, quindi è interessante, si dà l'idea proprio di un passato completo. Vedo qui c'è Ultramagnus che cammina in mezzo a un cimitero. Mamma mia, ci sono, ecco, è vero, questi ci sono dei Transformers, penso Autobot, impalati male. Mamma mia, vediamo se ne riconosco qualcuno. Non mi pare da qui, o forse sono io che non voglio ammettere che degli Autobot che conosco dai precedenti sono morti. Speriamo effettivamente di no, però ti dà l'idea di che bastardi siano i Deserticon. Allora, qui al tornado, vediamo un po' per benino chi c'è. Vedo di schiena Jetfire e Optimus e forse Hound e Prowl, credo, non si capisce bene. Non è chiarissimo. Tra l'altro questo tornado mi ricorda di sabbia, mi ricorda quelli di Mad Max Fury Road, però qui virati in rosso. Poi, si stanno sparando a qualcuno. Cazzarola, ma vedo che stanno sparando dei raggi di energia verso un Autobot che credo sia Bumblebee. Ma cosa gli sta succedendo? Mamma mia, sì, è Bumblebee, ma cosa gli sta facendo? Gli occhi sono diventati verdi, aiuto.
Ci aspettano roba bella tosta, ragazzi, eh. Poi vabbè, c'è Optimus che si chiede. Ci sono qui un po' di Autobot ammaccati, riconosco qui Hound in primo piano, davanti a tutti. Gli altri non sono sicuro, sono un po' confusi perché sono nell'oscuro. Poi cosa abbiamo qui? Ah, anche qui abbiamo, qui vedo Sideswipe e un po' di gente che non sono sicuro di chi siano. Vabbè, rivedo Hound, ci sono. Alcuni mi sembrano più del desertico, non so bene come stia andando, però mi sono ammaccati malissimo, mezzi distrutti, sarà veramente una serie tosta. Poi, ah, vedo, Laserbeak e Buzzsaw, il suo repaint, non ci credo, perché Laserbeak era questo uccellino rosso, l'ho affrontato durante i film, che era la spia principale di Decepticon, ma aveva anche una sorta di fratellino giallo che si chiama Buzzsaw, identico a lui, ma giallo anziché rosso. E qui ci saranno entrambi, vedo che anche qui esplorano le rovine con il cadavere di un Autobot. Con Optimus e altri due Autobot in forma veicolare che vanno. C'è la Chatchet, che bello, mamma mia, mamma mia. Ok, qui c'è Megatron. Poi vedo un impulso viola che non so cosa sia, forse penso che c'entri lo Spark, che qui non è un cubo ma è un prisma, a quanto vedo. E ho idea che praticamente faranno una cosa del tipo usare un impulso dello Spark per trasformare gli Autobot in Decepticon. Ho questa sensazione perché vedo appunto una sorta di icona generica di Autobot venire rimpiazzata da un'icona generica Decepticon. Quindi l'idea è o che li uccideranno tutti e poi sostituiranno a loro come specie dominante, come fazione dominante di Cybertron, o appunto una sorta di controllo mentale. Non mi stupirebbe. Poi vabbè, qui abbiamo Skrike che volano, distruzione, Ultraman strutturato, appunto non so cosa gli faranno, forse un condizionamento mentale per renderlo cattivo, è l'inizio, no? Si testa la cosa su Ultramagnus per vedere se funziona con gli Autobot, potrebbe essere, Cromia che spara, Tawana spara pure lei, mamma mia che bello, scontro, aspetta, vediamo un po', qui c'è Jetfire che vola, ma chi è quello che ha di fianco? Vediamo un po', è un altro Autobot che sta volando. Oddio, sembra Jazz, che tipo sta venendo succhiato da qualcosa. Oh, mamma mia. Optimus Prime con la Shona, avevo visto bene. Vai con la Shona, che bello! Quasi vede Ironhide, motori accesi, scontro tra Optimus e Megatron, quelli che siamo nei Reflector, la manona di Omega Supreme che esce fuori, la Iona è inconfondibile. Ah, giusto, Megatron che tira fuori la spada e dice: questi sono i giorni finali degli Autobot, che sembra che stia per uccidere Optimus. Non succederà ovviamente perché abbiamo appena iniziato, però wow. Non vedo l'ora, ragazzi, aipone alle stelle, non vedo l'ora di guardarmela, me la binge watch in un'unica serata. Sarà meravigliosa, lo dico io, c'è cioè, qui veramente. Se viene fuori male, massacro qualcuno perché non è possibile, cioè sembra troppo perfetta. Il tono è fantastico, i personaggi hanno un character design fighissimo, è molto fedele alla G1. Non, ripeto, io poi non ho problemi con reinterpretare i design, però in questo caso mi sta benissimo. Ma proprio se guardate la grafica, si vedono proprio i dettagli, tipo, non so, graffi da guerra, la sporcizia, è meravigliosa. Hanno fatto pochi episodi, sicuramente per questo bisognava concentrare gli sforzi produttivi solo per poter avere il risultato migliore. Ripeto, sembra esserci tanta carne al fuoco, speriamo in bene. Io ho idea che molti personaggi verranno citati e basta, appunto saranno più una chicca per noi fan, un po' come l'inizio di Bumblebee, no? Vedi un sacco di Transformers, ma quasi nessuno viene chiamato per nome, però un fan capisce. E chi non è fan li vede solo come personaggi sullo sfondo che magari possono essere recuperati in seguito, se non verranno uccisi, staremo a vedere. Oh, io ripeto, ho un durello di 20 metri, è una cosa meravigliosa, finalmente noi fan forse avremo la serie Autobot, la serie Transformers che ci meritiamo e che ci farà sentire felicissimi dopo gli scempi fatti da me, di cui ripeto avremo modo di riparlare nelle live da Mattioschi. Quindi questo video direi che può finire qui, grazie per averlo seguito, se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete, in descrizione trovate la mia playlist dei video sui Transformers, il link ovviamente al trailer e io vi saluto come sempre con quello che è il saluto universale dei Transformers. Bawip Granà.
Whip Nippon.